guardate come si è riempita la sala. Ieri sembrava tutto pacifico e tranquillo. Guardate, tutto pieno. E come vi dicevo, i colleghi sono seduti anche per terra. Poco ci sta la conferenza stampa di Grace, il film che abbiamo appena visto, che ci ha lasciato molto perplessi. Siamo usciti con un silenzio di tomba dopo un attimo, qualche boom, qualche fischio e qualche debolissimo applauso. Sembra proprio che poi è venuto, vero? Beh, così è Cannes, eh? Of Grimaldi has fallen. The world is going to remember your name, Your Highness. You are the fairy tale, the serenity to which we all aspire. And peace will come when you embrace the roles you have been destined to play. For no matter where you are, in years to come, they will continue to whisper your name. The Princess Grace. Francesco Gallo, allora, abbiamo visto il primo film, Grace, di Monaco. Che cosa ne pensi? Allora, il film ha deluso, era molto atteso, c'erano delle polemiche iniziali tra i Ranieri di Monaco e Olivier Dunne, il regista del film. In realtà il film ha deluso al di là delle polemiche, è un po' fiacco e debole, sembra a volte una fiction, e probabilmente i motivi per cui i Ranieri sono arrabbiati con il film non è tanto per la figura di Ranieri di Monaco terzo, che non è poi così tanto male nel film, ma per il tradimento della sorella del principe, Antonietta, che storicamente sembra abbia davvero tentato di ribaltare il trono. Cioè, più che polemiche, la tristezza di questo film è che il film è oggettivamente fiacco. Noioso. È noioso. È noioso. Tutto qua. Grazie. Prego.